Una giornata per benedire e rendere onore al mondo del lavoro, nelle sue tante componenti e nel valore aggiunto di quanto rappresenta per la società e per il bene comune. È stato questo il significato dei 5 appuntamenti che l'Arcivescovo, accompagnato dal responsabile del Servizio per il Lavoro e l'Azione Sociale, Don Nazario Costante, ha vissuto visitando diverse aziende sul territorio, tutte in località in provincia di Monza-Brianza. Una consegna nel nome della fiducia e della costruzione, appunto, del bene comune, emersa in ognuna delle visite, tra cui la Figini di Cesano Maderno, impresa giunta alla terza generazione, oggi guidata da 3 soci della stessa famiglia, 15 dipendenti di questa realtà impegnata nella progettazione e realizzazione di arredamenti su misura, commissionati da architetti anche di livello internazionale. Presenti le autorità e accompagnato da Francesco Figini, uno dei soci, l'arcivescovo ha poi concluso la visita parlando ai lavoratori. Sono qui in un luogo in cui si lavora e si lavora bene, con il gusto di qualcosa di cui si può essere fieri. Il pensiero naturalmente va al Made in Italy. Questa capacità creativa, questa interpretazione della materia come disponibile a prendere le forme che l'uomo immagina, è forse particolarmente affascinante. Quindi, come diceva Nazario, Don Nazario prima, questo modo di lavorare è quello che ha fatto il benessere di tutta questa nostra regione, no? E ha fatto l'eccellenza anche del Made in Italy. Anche perché il lavoro non è un bene solo per chi lo fa, per chi ci guadagna, come è giusto, ma è un bene comune. E quindi occorre solidarietà nelle aziende. Questa solidarietà che ci deve essere dentro l'azienda, nella cura per i rapporti tra chi lavora e anche per le famiglie, per tutti coloro che stanno intorno a questa azienda. E quindi, ecco, io vorrei dire questo apprezzamento per il bene comune che rappresenta il lavoro. Infine, il richiamo dell'arcivescovo è al fare rete. Questo condividere idee, questo sentirsi insieme ad affrontare le sfide che il mercato, che la burocrazia, che la tecnologia offre, no? Quindi abbiamo tanti aspetti che forse un'azienda da solo non può affrontare, mentre insieme si può essere capaci anche di avere quel peso persino politico in qualche situazione. Ecco, e quindi sono qui a benedire, ecco, il prete vescovo non è che può dare un gran contributo ai problemi del lavoro, ma benedire vuol dire dichiaro che Dio è dalla parte del bene che fate, dalla parte del bene dell'uomo e della donna che nel contesto di un ambiente di lavoro trovano la loro dignità. Noi e le nostre famiglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.